Oh, allora, ben ritrovati a tutti, ben ritrovati a tutti. Allora, oggi è un po' storta questa videocamera, vediamo se si riesce a raddrizzarla, così, così. Allora, oggi vorrei parlare di un noto personaggio, come dire, ma più che noto, diciamo proprio una specie di icona mondiale, no? Baraccone Obama, ecco, Baraccone Obama che è intervenuto in questi giorni, appunto, si è rifatto vivo, no? Perché tu lo sai, il più grande rammarico come dire, essere, cioè sparire un po' dalle scene, perché visto c'è l'ingombrante Donald Trump che fa ombra, no? Proprio all'ombra di Donald Trump, insomma, è una sofferenza per lui, no? Allora, e si è rifatto vivo approfittando, o meglio, parlando del coronavirus, no? Pensa, se ne intende anche di coronavirus questo qui, questo proprio questo fenomeno da baraccone. Allora, coronavirus, Obama, allora qui siamo andati sul sito Meteo Web. E lei è un sito che si occupa di, fatto bene, secondo me fatto bene, ma però dà notizie riguardanti il meteo, ma non solo. Allora, sentiamo cosa dice Baraccone. Bisogna dire la verità, la disinformazione è l'errore più grande in questo momento. Ecco, l'errore più grande, allora, innanzitutto l'errore sempre bisognerebbe dire, no? Non solo in questo momento, ma in tutti i momenti, no? E vediamo un po' cosa, questo è il titolo, emergenza, sottotitolo, emergenza coronavirus Obama, l'errore più grande che si possa fare in queste situazioni è la disinformazione. Lo ha affermato l'ex presidente USA Barack Obama, che si è rivolto a un gruppo di sindaci durante un incontro virtuale, e mettere via Skype, via Telegram, via. No, Telegram forse non lo usano perché dice l'è russo Telegram, è una di produzione russa. Che si è rivolto a un gruppo di sindaci durante un incontro virtuale dedicato all'emergenza coronavirus organizzato da Bloomberg Philanthropies, figurati, cioè proprio Bloomberg fa il filantropo. Beh, come quell'altro fenomeno. Dicono sia psicopatico di Bill Gates, no? Allora, bisognerebbe fare un video anche su Bill Gates. Io ho scoperto cose strane, relazioni con Epstein, no? O Epstein, che dir si voglia. Vabbè, comunque, se trovo argomenti, come dire, interessanti, proporrò anche questo video. In base a quanto riportato dalla CNN, cioè, roba che resta, come dire, a parte del coro dominante, bisogna dire la verità, capito? Dice lui, bisogna dire la verità, parlare chiaramente, più persone esperte avete intorno e migliore sarà la vostra risposta, capito? Cioè, a parte questa è veramente, come dire, la scoperta, cioè un'ovvietà, un'ovvietà, la scoperta è scoperta dell'acqua calda, manco la scoperta dell'ameria, capito? Cioè la scoperta dell'acqua calda, dice più persone esperte avete intorno e migliore sarà la vostra risposta, cioè più tu ti circondi da gente che dice ne sa più di te, e meglio, insomma, alla fine tu, è meglio tu ce la fai, insomma, arrivare a destinazione, insomma, azzeccarci, no? E questo in pratica, cioè, ci voleva un genio così per capire una cosa. Allora, io però a questo punto volevo vedere altre cosine su Baraccone. Dice Baraccone, quindi dice bisogna dire la verità, no? Bisogna disinformare. Allora, vediamo lui che cosa ha fatto a tal proposito riguardo alla disinformazione. Dice, sicuramente uno così non avrà mai disinformato, no? Mai. Tant'è vero, si è beccato pure il premio Nobel per la pace, quindi proprio, come dire, uno di cui ci si può fidare, no? Allora, qui c'è sul sito antidiplomatico, io ho trovato una dichiarazione di
David, poi qualche riga scritta da un articolo, no? John Pilger, chi è John Pilger? John Pilger è un famoso giornalista australiano, no? Che è tra l'altro vincitore di vari premi per le sue inchieste, le sue controinchieste, no? In cui praticamente smaschera tutte le malefatte o quasi del potere, insomma, una specie di Assange. Un po' più vecchio, insomma, un Assange un po' meno giovane. Allora, questo è un articolo, mi pare, aspetta, del 2016. Nel 2016 Baraccone sta per mollare la Casa Bianca, no? Essere sostituito da Trump. Allora, dunque a un certo punto si legge qui, si parla appunto si parla di Barack Obama, no? Prendete Obama, prosegue Pilger. Mentre si prepara a lasciare l'ufficio, cioè l'ufficio di presidente della presidenza della Repubblica degli USA, l'opera di servilismo è iniziata molto prima, no? Servilismo nel senso mediatico, perché appunto c'ha dei servi intorno che raccontano tutt'altre storie, no? Dice Obama è cool, no cool, cioè nel senso culo, no, nel senso di ganzo, no? Cool in questo senso, una persona, cool person vuol dire una persona ganza, no? Insomma, sai il fatto suo, figurati, lui sì che ci sa fare, no? Non gamba. È uno, ma in realtà è uno dei presidenti più violenti della storia, vedo? Più violenti della storia. Obama ha perseguito più informatori, cioè quelli che cercano di scoprire la verità, di ogni altro, tra cui come si chiama, aspetta, Assange, ma ce n'era anche un altro, mi pare Snowden, lo stesso Snowden è stato perseguito da Baraccone, no? Quindi ha perseguito più informatori di ogni altro presidente, ha lanciato una campagna terroristica mondiale attraverso i droni senza precedenti. Poi si vedrà i droni, quello che ha combinato con i droni. Nel 2009 Obama ha promesso di aiutare a rimuovere dal mondo le armi nucleari. Non a caso, dice, appunto, no? Poi vince poi il premio Nobel. E ha vinto anche un premio Nobel per la pace, sì, eterna, bisognerebbe metterci, perché tra Siria e poi Libia e poi tutte le guerre doveva far cessare, cioè Afghanistan, mi ricordo, si era impegnato anche per cessare la guerra in Afghanistan, eppure in Iraq, ritiriamoci tutti, no, sono ancora lì, va bene? Ecco, quindi, dunque, rimane dunque, nessun altro presidente statunitense ha mai costruito tante testate atomiche come lui, cioè praticamente lei è un presidente all'atomo, va bene? All'atomo, ecco. E James Bradley, chi è questo James Bradley? È l'autore di Flags of Our Fathers, che vuol dire le bandiere dei nostri padri, no? E è anche il figlio di uno dei soldati che issarono la bandiera USA a Iwo Jima, ha dichiarato: un grande mito che sta emergendo è quello di Obama, come una sorta di ragazzo tranquillo e sta cercando di sbarazzarsi delle armi nucleari, no? È il guerriero più grande che ci sia, il guerriero nucleare, quindi il presidente all'atomo, no? Presidente all'atomo. È il guerriero nucleare più grande che ci sia. Ci ha impegnato in una corsa rovinosa costata $1 trilione, capito? $1 trilione se non erro le 1.000 miliardi di dollari, se non erro, 1.000 miliardi di dollari. La gente vive in questa fantasia frutto di conferenze stampa e discorsi vaghi buonisti. Ti ricorda buonisti? Buonisti sono quelli che ci hanno portato nell'euro, prima nella UE e poi nell'euro, capito? Questi fenomeni. Discorsi buonisti non sono assolutamente collegati, cioè sono assolutamente scollegati alla politica attuale. Quindi praticamente dice una cosa e ne fa un'altra. Quindi informa, sì, no, disinforma, capito? Ora andiamo a vedere, ecco, mi interessava vedere questa roba dei droni, no? Dei droni. Allora, andiamo a vedere questa roba dei droni.
io ho ritrovato un altro articolo, se non erro. Eccolo qui, la guerra dei droni. Questa è su un sito che si chiama open.online, che se non erro è roba, diciamo, che gira attorno ai circoli della sinistra buonista, no? Questa roba, cioè, non è roba di Libero, di giornale, delle peggior destre dei nostri, no, non è roba di leghisti, se non erro, è roba di, vorrei sbagliare, ma mi sa che gira attorno a De Benedetti, PD, tanto per capirsi. Diciamo di quell'area politica lì, eh? Allora, qui praticamente in questo articolo, io ovviamente qui sotto vi voglio mettere tutti i collegamenti, va bene, si parla di le fonti, si parla dei droni, appunto, no? Dice Barack Obama, dunque vediamo un po', perché avevo letto una cosa interessante. Ecco, allora, intanto qui, Barack Obama. Allora, hai usato ampiamente questa tecnologia, cioè dei droni, no? Dei droni, come risposte a guerriglie in Iraq, Afghanistan, Pakistan, Somalia e Yemen. E vai, è proprio come dire, si è dato da fare, insomma, no? Da buon messaggero della pace eterna, ovviamente, se dà assai da fare il signorino, va bene? Dunque, secondo i dati del Bureau Investigative Journalism, negli 8 anni del suo mandato, dal 2008 al 2016, sono stati effettuati 563 attacchi, in gran parte con i droni. Nelle operazioni sono morti più di 300 civili, appunto la pace eterna, no, la pace eterna. Poi si parla lì di Donald Trump e alla fine Donald Trump l'avrebbe ucciso, cioè come si chiama, il generale Soleimani, no? L'iraniano, almeno se ne sa uno solo, poi boh, ma mi sa che siamo molto, molto sotto a questi 563. Ecco, poi si parla di questo, come si chiama, questo modello di drone, si chiama Predator, no? Alla fine, poi vi leggo l'ultimo paragrafo di questo articolo. Allora, nel 2001 il Predator marcò il Mullah Omar, no? Vi ricordate quel cattivone lì dell'Afghanistan che dice fuggì addirittura con il motorino, si raccontava, no? Ecco perché poi a un certo punto mi sparì il mio ciao, sparì il mio ciao, mi fece ciao il Mullah Omar e se la svignò sotto i osi Predator degli USA. Un anno dopo uccise per errore, sempre il Predator, uccise per errore un gruppo di uomini scambiando di loro per il capo di Al Qaeda, Osama Bin Laden. Quindi questi, cioè, fatti falciati dai droni, va bene? Spianati, facciati dai droni, ma ovviamente non c'entrava nulla con Osama Bin Laden. Sotto la presidenza di George Bush, secondo, gli attacchi lanciati con i droni erano stati 57, diciamo, si era contenuto, no? Cioè, tutto questo, anche lui tanta voglia di fare guerre, però insomma si era fermato a 57 attacchi con i droni. Invece Obama, ovviamente da buon presidente, soprattutto buono, nel senso caritatevole, no? Proprio compassionevole, si sono, soprattutto buonista, si sono decuplicati, infatti 560, quasi decuplicati, 563. E con Trump diversificati, Trump, diciamo, ci sta un po' più attento. No? Allora, quindi che altro vi dovrei dire io? Cioè, come dire, i fatti parlano da sé, va bene? Questo continua a parlare, a straparlare, a infilare le sue belle baracconate, ma io dico, ma nessuno gli faccia una domandina come questa, ma sei sicuro te, baraccone, fenomeno da baraccone appunto,
Sei sicuro, caro Barak, di non fare disinformazione? Di non averla mai fatta disinformazione? Eh? Neanche per vincere un premio Nobel per la pace eterna? Eh? Ai posteri, l'orda sentenza. Io per ora vi lascio e vi saluto. Grazie per avermi appunto visionato, ascoltato e sopportato. E arrivederci alla prossima puntata su questo canale. Prossimo intervento, sperando che. Il proposito di disinformazione, aspetta, come si chiama quello del governo? Come si chiama? C'ha un nome che è tutto un programma, che è con il nuovo Milkul Pop, il nuovo Milkul Pop del governo italiano. Io non mi ricordo come si chiama questo, bisogna gli faccio un video anche a lui perché un altro fenomeno, sì, ovviamente da baraccone, perché lui è lì la parte lì. Ciao, ciao, a presto su questi schermi.